Tanti ospiti, il primo, lo vediamo alle mie spalle, è Alessandro Di Battista, che saluto, via con lo scanner. Si guadagna da vivere come deputato del Movimento 5 Stelle, è famoso per il modo sincero e passionale con cui interpreta il grillismo, peggior nemico Giorgio Napolitano, stato d'animo idealista. Buonasera Di Battista. Buonasera Paragone, grazie per l'invito. Grazie a lei. Allora, cominciamo subito con questa notizia che coinvolge e riguarda il mondo delle banche. Pare che Banca Intesa si possa o si potrebbe aggiudicare le banche venete con una simbolica cifra, un euro. Si risolve così la situazione? No, perché anche lì pare che facciano una banca buona, no? Poi lei se n'è interessato tanto, no? La good bank e la bad bank. E quindi lo stesso sistema bancario tenderà ad accentrare ancora di più il potere. Ma i risparmiatori? I risparmiatori, io vedo che la situazione è sempre la stessa, poi si colpiscono sempre soltanto i risparmiatori, non hanno mai pagato i vertici delle banche. Cioè veramente io non ne posso più di questo sistema che favorisce il grande capitalismo finanziario. Il problema, Paragone, vede, io credo tanto nel movimento, io ci credo tanto perché mi ha dato un'opportunità, perché... non molliamo mai, non avendo noi nessun legame con il sistema finanziario, con il capitalismo finanziario, siamo gli unici capaci, qualora dovessimo andare al governo, di portare avanti due leggi, tra l'altro le abbiamo già scritte, una sulla riforma della governance di Banca d'Italia, che di fatto non ha controllato lo scempio che è stato fatto appunto sul sistema bancario a danno dei cittadini, e l'altra è questa benedetta separazione tra le banche d'affari e le banche commerciali, così il cittadino risparmiatore che mette i propri risparmi in una banca che fa la banca e non fa all'insaputa del risparmiatore magari operazioni di speculazioni comprando titoli tossici e poi a un certo punto le banche falliscono perché se le sono spolpate di fatto la politica, ecco, soltanto con queste due proposte di legge si riuscirà a riordinare appunto il sistema bancario. Le banche devono sostenere le imprese, non possono fare speculazione a danno dei cittadini. Io vedo proprio che le banche ormai Polè lo sa bene. Cioè, questa non è più una democrazia, è una bancocrazia in cui i personaggi, direttamente le banche d'affari piazzano nelle istituzioni i loro uomini e gli fanno fare il lavoro sporco all'interno dell'istituzione, oppure un politico esce stranamente dal Ministero di Economia e delle Finanze e finisce nella Goldman Sachs. È sempre così, tanti esempi, purtroppo molti legati al sistema del Partito Democratico. Io non posso dimenticare. È quasi difficile per me, non qui da lei, però nominare De Benedetti e i soldi che si è preso Sorgeni, appunto, di De Benedetti, da Banca Etruria, dalla banca MPS, che è la banca del PD, e poi li restituisce, anzi non li restituisce, con le azioni di Sorgeni, azioni magari svalutate. Io non posso dimenticarmi che Amato, che oggi è giudice della Corte Costituzionale, telefonava alla dirigenza di MPS chiedendo quattrini per il torneo di tennis di Orbetello, e poi i risparmiatori vengono fregati in questo modo. Però io dico, Paragone, qua o c'è una massa popolare, no? Che in maniera non violenta però prende coscienza del fatto che ha un potere enorme per far vedersi ottenuti determinati diritti, oppure non ce la facciamo, non ce la fa neanche il Movimento 5 Stelle. Ci deve essere una presa di coscienza popolare del potere che noi abbiamo e che dobbiamo manifestare. Di Battista.